Il sole non era ancor tutto apparso sull'orizzonte quando il padre Cristoforo uscì dal suo convento di Pescarenico per salire alla casetta dove era aspettato. Il cielo era tutto sereno. Di mano in mano che il sole s'alzava dietro il monte, si vedeva la sua luce dalla sommità dei monti opposti scendere, come spiegandosi rapidamente, giù per i pendigli e nella valle. Un venticello d'autunno, staccando da rami le foglie appassite del gesso, le portava a cadere qualche passo distante dall'albero. A destra e a sinistra, nelle vigne, sui tralci ancor tesi, brillavano le foglie rosseggianti a varie tinte, e la terra, lavorata di fresco, spiccava bruna e distinta nei campi di stoppie, biancastre e luccicanti dalla guazza. Lo spettacolo dei lavoratori sparsi nei campi aveva qualcosa d'ancor più doloroso. Alcuni andavano gettando le loro semente rade, con risparmio e a malincuore, come chi arrischia cosa che troppo gli preme. Altri spingevano la vanga come a stento e rovesciavano svogliatamente la zolla. La fanciulla scarna, tenendo per la corda al pascolo la vaccherella magra stecchita, guardava innanzi e si chinava in fretta a rubarle, per cibo della famiglia, qualche erba di cui la fame aveva insegnato che anche gli uomini potevano vivere. Questi spettacoli accrescevano a ogni passo la mestizia del frate, il quale camminava già col tristo presentimento in cuore d'andare a sentire qualche sciagura. Il padre Cristoforo non era sempre stato così, né sempre era stato Cristoforo. Il suo nome di battesimo era Lodovico. Era figliuolo d'un mercante che nei suoi ultimi anni, trovandosi assai fornito di beni e con quell'unico figliuolo, aveva rinunziato al traffico e si era dato a vivere da signore. Lodovico aveva contratte abitudini signorili, ma quando volle mischiarsi coi principali della sua città, vide che a voler essere della loro compagnia, come avrebbe desiderato, gli conveniva star sempre al di sotto e ingozzarne una ogni momento. Una tal maniera di vivere non s'accordava né con l'educazione né con la natura di Lodovico. S'allontanò da essi indispettito. S'era dato a competere con loro di sfoggi e di magnificenza, comprandosi così a contanti inimicizie, invidie e ridicolo. La sua indole onesta insieme e violenta l'aveva poi imbarcato per tempo in altre gare più serie. Sentiva un orrore spontaneo e sincero per le angherie e per i soprusi. Prendeva volentieri le parti d'un debole sopraffatto, si intrometteva in una briga, se ne tirava addosso un'altra, tanto che a poco venne a costituirsi come un protettore degli oppressi e un vendicatore dei torti. L'impiego era gravoso. E non è da domandare se il povero Lodovico avesse nemici, impegni e pensieri. È un uomo da bene che ha freddato un birbone superbo, l'ha fatto per sua difesa, c'è stato tirato per i capelli. Lodovico non aveva mai prima d'allora sparso sangue. L'impressione che egli ricevette dal veder l'uomo morto per lui e l'uomo morto da lui fu nuova e indicibile. Fu una rivelazione di sentimenti ancora sconosciuti. Appena Lodovico ebbe potuto raccogliere i suoi pensieri, chiamato un frate confessore, lo pregò che cercasse della vedova di Cristoforo, le chiedesse in suo nome perdono d'essere stato lui la cagione di quella desolazione
e nello stesso tempo l'assicurasse che egli prendeva la famiglia sopra di sé. Riflettendo quindi ai casi suoi, sentì nascere il pensiero di farsi frate. Gli parve che Dio medesimo l'avesse messo sulla strada, facendolo capitare in un convento. Così, a 30 anni, si ravvolse nel sacco. E dovendo, secondo l'uso, lasciare il suo nome e prenderne un altro, ne scelse uno che gli rammentasse ogni momento ciò che aveva da espiare, e si chiamò Fra Cristoforo. Il palazzotto di Don Rodrigo sorgeva isolato a somiglianza d'una bicocca sulla cima d'un poggio. Regnava quivi un gran silenzio e un passeggero avrebbe potuto credere che fosse una casa abbandonata se 4 creature, 2 vive e 2 morte collocate in simmetria di fuori non avessero dato un indizio d'abitanti. 2 grandi avvoltoi con l'ali spalancate e cotteschi penzoloni, l'uno spennacchiato e mezzo roso dal tempo, l'altro ancor saldo e pennuto, erano inchiodati, ciascuno su un battente del portone. E 2 bravi, sdraiati ciascuno su una delle panche poste a destra e a sinistra, facevano la guardia, aspettando d'essere chiamati a godere gli avanzi della tavola del Signore. Vengo a proporle un atto di giustizia, a pregarla di una carità. Certo uomini di malaffare hanno messo innanzi il nome di Vostra Signoria Illustrissima per far paura a un povero curato e impedirgli di compiere il suo dovere e per soverchiare 2 innocenti. Lei può, con una parola, confondere coloro, restituire al diritto la sua forza. Insomma, padre, io non so quel che lei voglia dire. Non capisco altro se non che ci deve essere qualche fanciulla che le preme molto. Vada a fare le sue confidenze a chi le piace e non si prenda la libertà di infastidire più a lungo un gentiluomo. La mi prende, è vero, ma non più di lei. Sono 2 anni che l'una e l'altra mi premono più del mio sangue. Don Rodrigo, io non posso far altro per lei che pregare Dio, ma lo farò ben di cuore. Non mi dica di no. Non voglia tenere nell'angoscia e nel terrore una povera innocente. Una parola di lei può far tutto. Ebbene, già che lei crede che io possa far molto per questa persona, già che questa persona le sta tanto a cuore, la consigli di venire a mettersi sotto la mia protezione. Non le mancherà più nulla e nessuno ardirà di inquietarla, o che io non sono cavaliere. La vostra protezione. La vostra protezione. È meglio che abbiate parlato così, che abbiate fatto a me una tal proposta. Avete colmata la misura e non vi temo più. Come parli, frate? Parlo come si parla a chi è abbandonato da Dio e non può più far paura. La vostra protezione. Sapevo bene che quella innocente è sotto la protezione di Dio, ma voi me lo fate sentire ora con tanta certezza che non ho più bisogno di riguardi a parlarvene. Lucia, dico. Vedete come io pronunzio questo nome, con la fronte alta e gli occhi immobili. Come? In questa casa? Ho compassione di questa casa! La maledizione le sta sopra sospesa! State a vedere che la giustizia di Dio avrà riguardo a 4 pietre e suggezione di 4 scherni. Voi avete creduto che Dio abbia fatto una creatura a sua immagine per darvi il piacere di tormentarla. Voi avete creduto che Dio non sappia difenderla. Voi avete disprezzato il suo avviso. Voi vi siete giudicato. Il cuore di Faraone era indurito quanto il vostro, e Dio ha saputo aspettarlo. Lucia è sicura da voi, ve lo dico io, povero frate. E in quanto a voi, sentite bene quel che io vi prometto. Verrà un giorno... Escimi di trappieni, villano temerario, poltrone incappucciato, villano rincivilito, tu tratti da parte tua. Ma ringrazia il saio che ti copre con queste spalle di mascalzone e ti salva dalle carezze che si fanno a tuoi pari per insegnar loro a parlare. Esci con le tue gambe per questa volta e la vedremo.